sul Rai 1 grande esordio della nuova stagione di Un Passo dal Cielo 4. La prima puntata, infatti, è stata vista da 6.231.000 spettatori, facendo registrare uno share da record pari al 24,16%. Merito di Fedez senza alcun dubbio, che catalizza oramai l'attenzione di milioni di persone qualunque cosa faccia. Al di là dei risultati eccezionali, però, gli spettatori hanno mosso parecchie critiche alla fiction con la new entry Daniele Liotti al posto di Terence Hill. E proprio l'assenza dell'attore, insieme a quella di Gabriele Rossi, hanno disorientato, o peggio, infastidito, chi si aspettava di vederli di nuovo sul piccolo schermo. Una valanga di commenti delusi, infatti, è piovuta su Twitter quando è stato chiaro che il grande Terence Hill, alias Pietro Tien, e l'ex concorrente del GF VIP, Giorgio Gualtieri, nipote di Pietro, non avrebbero preso parte alla fiction. Qualcuno ha scritto: un passo dal cielo, voglio di nuovo Gabriele Rossi e Terence Hill, senza di loro non è più lo stesso e non ha senso che ci sia Fedez. Possiamo comunque anticiparvi che Gabriele Rossi sarà presto nel cast di Solo per Amore 2 e che, dando uno sguardo alla gallery di Instagram, pare impegnato a riscoprire la sua prima e più grande passione, la danza. Terence Hill, dal canto suo, sarà sul set di Don Matteo 11, dal quale ci giunge un rumor che, se confermato, sarebbe un vero e proprio colpo per i fan della longeva fiction. Sembra, infatti, che Simone Montedoro, alias il Capitano Tommasi, sia pronto a lasciare, dopo anni di onorato servizio, la nota caserma per essere sostituito da un capitano donna.